28, 29. Così non va bene, è troppo presto. Ok, resisti, mamma Mike sta tornando a casa. No. Brooke sta rintracciando il dottor Sandbrook. Ma quanto ci metti? Vuoi darti una mossa? Non mettetemi l'ansia, sto facendo del mio meglio, sta arrivando. Non urlate, ragazze, sono io che devo urlare, sto per partorire. Oh. D'accordo. Ci siamo, ragazze, dovete aiutarmi. Io non posso aiutarti, a malapena so cosa sono le mestruazioni. Ok, sta tranquilla, mamma, ricordati la respirazione, va bene? Mamma mia. Oh mio Dio, grazie signorina, grazie dottor Sandbrook. Jane sta per partorire. Ok, sono calma. Dobbiamo stabilire il grado di dilatazione, va bene? Quanto sei dilatata? Direi abbastanza dilatata. Ha le contrazioni ogni 30 secondi, incredibilmente forti. Va bene, il dottore vuole sapere se vedi il sangue e il tappo di muco, per caso. Adesso le passo Jane, d'accordo? Passalo a me. Dispiace. Dottor Sand, sono Sam, sta per uscire, deve dirmi quello che devo fare. Ok, Brooke, taglia i pantaloni. No, mi piacciono troppo questi pantaloni, sfilameli. Ok, sei pronta? Ok, sulle ginocchia. No, ginocchia alzate. Brooke, devi contare fino a 10. Fammi a sentire. Tutto questo è ridicolo, noi non possiamo far nascere un bambino. Non ne capiamo niente. D'accordo, facciamo nascere questo bambino, forza. Ok, è 1, 2, 3, 4. Allora, mamma, 5, quando Brooke dirà 10, tu dovrai spingere 7, con tutta la forza che hai, ok? Seguimi bene. 8, 9, 10! Spingi! Spingi! Oh mio Dio, hai i capelli castani. Mamma, stai andando benissimo, stai andando alla grande, ok? Ok, ora spingi! Vediamo le spalle! Vediamo le spalle! Sì, il dottore dice che è positivo. D'accordo, il dottor Sand dice che deve girare il bambino in senso orario. Si sta muovendo! Tira! Ascolti, dottore. Ok. È un bene che si muove, è un bene! È una femmina! Abbiamo una sorella! C'era un traffico terribile, purtroppo. Oh, cavolo, mi sono perso qualcosa. We'll think it over once or twice. We'll last the longest in this life. Character or rock hard fights. In the end, do you believe that beauty lies in what you see? 'Cause if you do, then baby, you've been deceived. Well, me. Congratulazioni per il vostro matrimonio, ragazzi. Siete una coppia bellissima. In bocca al lupo. Grazie, Harrison. Grazie, ragazzi. Questo è per voi, congratulazioni. Wow, slush and slide. Grazie, Carmen. È proprio quello che ci serviva, visto che non abbiamo niente per la nostra casa. Sì, lo so. Salve, miei piccoli mostriciattoli, o come direbbero a Parigi, bonjour, mon petit mostriciattoli. Avendo intercettato un bel po' di telefonate, ho novità a profusione per voi. Facciamo un fragoroso applauso alle nostre care reginette che hanno aiutato a far nascere la sorellina che io torturerò e maltratterò tra 16 anni quando metterà piede nel nostro beneamato liceo Kennedy. Macpherson, McQueen per voi. Ah, ragazzi, c'è dell'altro. Dobbiamo fare un applauso, a quanto pare, anche a Josh Ford e Lily la sciacquetta. Ups, volevo dire Esposito. Josh, Lily, congratulazioni per aver distrutto la vostra adolescenza e rovinato il resto della vostra vita. Ragazzi, ricordate questa importantissima lezione. Noi siamo il risultato delle nostre scelte. Scegliete saggiamente, non come i nostri neosposini destinati alla rovina. Ok, cambiamo argomento. Ecco la mia scelta. Io, ancora una volta, sponsorizzerò il ballo studentesco di questo terzo anno e la mia missione sarà quella di distruggere questa speciale serata di divertimento. Gente, è il momento dell'incontro! Quando farò i vostri nomi mi direte con chi andrete al ballo e poi ci vedremo insieme nel mio ufficio dove vi informerò in merito alle mie regole relative al ballo. Esposito, tu e il tuo maritino, che presto lavorerà come commesso in un negozio di elettronica, verrete dopo scuola alle 3. Noi, professoressa, non andremo al ballo. Dobbiamo mettere da parte i soldi per i contenitori per il cibo. Bene,
Al posto vostro verranno i due piccioncini che tutti adorano. Per la serie Gli opposti si attraggono, MacPherson e il signor Austin. Veramente, professoressa, non ho nessuno da portare al ballo. Forse alle tre potrebbero venire Sam e Harrison. Veramente, signora Glass, non ho nessuno neanch'io. Scegliere qualcuno da portare al ballo è difficile, vero, signor John? Già. Passiamo a Satana in persona, la signorina Julian. Farebbe un salto nel mio ufficio alle tre col suo partner, ovvero con l'intera squadra di football. Divertente, Mr. Tiglio. Comunque, io non ho ancora deciso con chi andrò al ballo di quest'anno. Dal momento che nessuno andrà al ballo quest'anno, la mia scelta è evidente. La sottoscritta si infilerà sotto le coperte a gustarsi una puntata di Providence. È l'ora del test. Ma professoressa, questo è un annuncio immobiliare. Esatto, signor Daddy. Il mio splendido studio seminterrato sta per essere affittato. Scrivete il nome e il telefono di un probabile inquilino. Subito! Josh, non lo so. La professoressa Glass come padrona di casa potrebbe diventare un inferno come quello di Dante. In fondo è un'occasione. L'occasione per sfuggire a tua madre. Non facciamocela scappare. Josh, devi cercare di capire il punto di vista di mia madre. Piccola, a nessuno sta a cuore il tuo futuro come sta a cuore a me. Le ho detto che mi troverò 6 lavori diversi per frequentare il college. Ho tentato di spiegarle quanto ti rispetto e ti stimo. E tu credi che lei lo abbia capito? No, lei mi ignora e basta. E poi la notte mi costringe a dormire sul divano. Da solo. È questa allora la verità? Sei frustrato perché non abbiamo ancora consumato il nostro matrimonio? Lily, io sono un tipo molto romantico. Vedi quest'anellino che porto al dito? Mi dai il diritto di poter fare l'amore con mia moglie. Oh, beh, sono queste le tue priorità. Scusami, tesoro, ma per me è importante. Io voglio stare con te. E non posso farlo se vivo sotto il tetto di qualcuno che non accetta la scelta che noi abbiamo fatto. Professoressa? Ehi, ostetrica. Ho riflettuto su questa storia di Harrison e stavo pensando... Senti... Se andassi al ballo con lui, tu ti arrabbieresti, vero? Sì! Io ho rinunciato a tante cose, Brooke. Arrabbiarmi sarebbe il minimo. Lui te l'ha già chiesto? No, no. Se lo chiedesse a me, tu ti arrabbieresti? Sì. E non vorrei. Neanche io. Sam, noi abbiamo messo al mondo una vita. Siamo state brave insieme, siamo un'ottima squadra. E non posso tollerare che qualcuno interferisca in questo rapporto che noi abbiamo creato con tanti sacrifici. Io sono d'accordo, non l'avrei mai detto... Ma la nostra relazione di parentela durerà più di qualsiasi relazione amorosa tra liceali. Ad ogni modo... Tu vuoi andare al ballo con Harrison. E io voglio la stessa cosa. Perciò, ecco il mio piano. Io direi di lasciare la scelta a Harrison. Una scelta che entrambe dovremo approvare ed accettare. Notizia strepitosa! Harrison alla polmonite? No, il nuovo legame tra sorelle che ha unito Brooke e Sam mi ha ispirata. Perciò ho deciso di trovarmi una sorella anch'io. Sono fiera di annunciarti che io, Mary Cherry, prendo te, Nicole, come mia legittima sorellina. E da oggi ti dichiaro Nicole Julian Cherry. Ma davvero? Sì, proprio così. Posso chiedere a mamma Cherry di rendere legale la cosa. Dobbiamo soltanto decidere che tipo di sorelle diventare. Sorelle tipo Mary Kate e Ashley, che dividono tutto come guest star su Seventh Heaven. E una di noi potrebbe gentilmente far entrare l'altra nel gruppo Mostra quello che hai. Oppure sorelle come Julia ed Eric Roberts, che non si parlano più. Se una proibisce all'altra di unirsi al gruppo, allora sorellina, che cosa scegli? Ciao, Eric. Immaginaria. Sono tua sorella Baby Honeychild, ma a Gun Hill Road nel Bronx mi conoscono come Biho. Proprio così, carina. E così avrei una sorella gemella che io non avevo mai visto. Ok, non essere patetica adesso, perché tanto tu stai per affondare, brutta grassona. E in
incredibile che la mamma non mi abbia mai parlato di te. Si sarà vergognata di avere due figlie così tra i piedi. Già, sarà, ma mentre tu sorseggiavi vodka a Beverly Hills, io ero relegata nel Bronx cercando di cavarmela da sola sotto la metropolitana. Così un giorno mi capita di vedere in TV Misteri e Scandali, ed eccoti frignare sulla tua mamma e ho pensato, dannazione, io sono qui nei bastifondi mentre quella cresce ricca e felice. E mi sono detta, beh, oh, prenditi quello che ti spetta. L'affetto di una sorella? Gioielli. Guardati, ma quanti bei brillocchi. Dai un po' qua. Beh, sarò felice di dividerli con te, sorellina mia. Devi assolutamente far parte della famiglia. Chiudi le braccia, ragazza, chiudi quelle braccia. Ok, niente abbracci, va bene. Ah, ciao e addio. Harrison, aspetta. Sentite, sono stufo di essere la vostra esca che naviga in acque infestate da squali. Trovatevi un altro burattino, grazie. Harrison, prima di andartene, una domanda. Vuoi venire al ballo con me? Dacci un taglio, Sam. Mi stai solo usando per colpire la tua acerrima nemica. Questo non è vero. Io voglio che tu vada al ballo con Sam. Questo non è vero. È vero? Mm-hmm. Sì, è così. Perché lei verrà con noi. Sorpresa! State dicendo che dovremmo andare al ballo tutti e tre insieme? Sì, assolutamente sì. Mi state proponendo un triangolo? Ehi, Josh! Ciao. Quella che cos'è? La fattoria delle formiche. Ce l'ho da quando andavo in seconda media. Potrei fissarle per ore. Sono così industriose. Fantastico, abbiamo un bel po' di bocche da sfamare. A proposito, che mangiano? Beh, io non lo so. È mia madre che le sfama. Il pensiero di doverle nutrire è così noioso. Beh, a partire da oggi siamo soli. Non ci sarà più la tua mammina ad occuparsene. Adesso sei tu il responsabile. Lily, non sono un ragazzino. Sono tuo marito. Perciò non trattarmi come un bambino. Brittany e Cristina vogliono giocare. Bacino, bacino. Ehi, non gridare, vuoi che ci sfrattino? Josh, che cosa sono quegli affari? Sono i miei Jackie, Britney Spears e Cristina Aguilera. Hanno il loro terrario. No, 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 io non darò mai da mangiare a quei cosi. Ti sono venute le mestruazioni? No. Bene. Magari dopo la scuola potremmo... Josh, abbiamo due letti singoli, perciò... Beh, basta solo unirli. Pensateci bene, ragazzi. Ogni modifica al mio arredamento stile anni 50 dovrà avere il mio consenso e io non approverò mai una sistemazione a mo' di letto matrimoniale, perciò scordatevelo. Professoressa, lei è la padrona di casa, non un genitore. Se siamo adulti per vivere da soli, lo siamo anche per vivere come marito, moglie e Jackie. Prima di vomitare, voi due prossimi adolescenti divorziati potreste apporre la vostra firma sul contratto di affitto? Splendido! Allora ci vediamo alle tre sul prato di fronte e non fate tardi. Ma di che sta parlando? Firmando il mio contratto avete scelto di provvedere alla manutenzione dei miei beni 10 ore alla settimana, togliere le foglie secche, pulire la mia macchina. Lei non può fare questo, è illegale. Bene, allora tornate dalla mamma di Lily. È buffo, non trovi? Tu e io seduti insieme. Io, capo cheerleader e presidentessa, tu quarterback e studente brillante. E nessuno ha con chi andare al ballo. Beh, ma è soltanto un ballo. Già. Sai, George, è terribile quello a cui Sam ti sta sottoponendo. Si è presa a gioco di te. Lo sai che andrà al ballo con Harrison? È stata lei a invitarlo con Brooke. Parli di un triangolo? Sì. Non lo trovi disgustoso? Come se non le bastasse un solo partner. Qualcuno dovrebbe darle una lezione. Lo sai, se noi andassimo al ballo insieme, sono certa che Sam impazzirebbe di gelosia. Ma immagino che questa sia l'ultima cosa che faresti, perché sarebbe gretto e meschino. No, no, credo che tu abbia... George, stavo semplicemente scherzando. Insomma, personalmente, preferirei restare sola che ferire i suoi sentimenti. Non voglio impostare la mia vita in considerazione di ciò che potrebbe ferire i sentimenti di Sam. Lei non l'ha fatto per me, se non ricordo male.
Io credo di no. Comunque... Nicole, non sto chiedendo la tua mano, ok? Ma di venire con me al ballo. Accetto. Davvero? Insomma, sei sicura? Bene, perché no? Possiamo andare al ballo da amici. Quello che penseranno gli altri saranno affari loro. Questa è la nostra scelta. Giusto? Giusto. Promemoria personale. Ho preso un appuntamento con mamma Cherry perché Biho si è accettata nella nostra famiglia. Ora devo solo scegliere l'abito più adatto per dimostrarle che sono degna di essere sua sorella. Stella McCartney, non deludermi proprio adesso. Ehi, Biho! Ma che cosa ci fai tu qui? Sistema i tuoi vestiti. Accidenti, grassona. Mica posso farmi vedere in giro con questi stracci enormi addosso. Come hai fatto a scoprire dove vivo? Ho seguito il tuo grosso sedere. Un bersaglio molto difficile da mancare. Vedi, Biho, tesoro, questi sono i miei vestiti, ok? Perché devi essere così egoista? Mamma Cherry ha detto che Biho può fare tutto quello che vuole. Tu hai visto mamma Cherry? Io sono una sveglia, ok? Quando ho visto quanto sei ritardato, ho capito che per avere qualcosa dovevo andare dalla tua mamma da sola. Che ora è mamma di Biho. Sapevo che nell'odio di mamma c'era uno sprazzo di ottimismo. Sai che cosa significa questo? Significa che i miei sogni di avere un letto a castello stanno per realizzarsi. Io dormo di sotto, ok? Tu presto diventerai una grossa orfanella. Ascoltami, mamma Biho ha detto che lei ha sempre saputo che a suo tempo aveva scelto la figlia sbagliata. Quindi ha adottato me e ha inserito te nella lista delle adozioni. Perciò devi smammare, bella smamma. Ok, forse non ho capito bene. Insomma, non voglio dividere con te i tuoi vestiti firmati, le tue scarpe, le tue borse. Biho ha vinto al lotto e si prende quello che le spetta. Ehi, ma chi sono questi? Oh mio Dio, come ha potuto farmi questo? Come ha potuto scegliere tra te e me? Siamo sorelle. Spiacente. Ecco perché Giorgia ti ha mollata. Non ti lavi mai le mani. Sei un essere sporco e ripugnante. Pensa a te, Nicole. Oh, Sam, prima che tu lo sappia da altre fonti, voglio darti personalmente una notizia. Il tuo fantastico ex ragazzo Giorgia ha invitato me al ballo. Non ci credo. Non essere così sorpresa, è vero. Se anche fosse vero che Giorgia verrà con te al ballo, non aspettarti che vada oltre, perché gli basterà solo mezzo secondo per capire come sei veramente. Proprio come è successo con te. Ok, ascolta, avvocato del diavolo. Giorgia è un ragazzo eccezionale, non fare cretinate. Sai che hai perfettamente ragione. Abbiamo prenotato un bungalow al Beverly Hills Hotel. Giorgia ha scelto me e non te. Come Harrison sceglierà Brooke. Che significa che Harrison sceglierà Brooke? Noi andremo tutti insieme. La competizione tra sorelle è stata una sua idea? Sì. Ah, per favore. Sei stupida. Una povera stupida. Lei vuole semplicemente incastrarti. No, Brooke non lo farebbe mai. Brooke sta cercando di incastrarti. Ci tiene che tu stia accanto a lei perché Harrison faccia un confronto con te e capisca che non hai speranze contro il suo antico sogno di stare con una bionda. E a quel punto tu avrai perso tutto, incluso George, che adesso è mio. Scusami. D'accordo, siamo venuti a vivere in una topaia. Sono a pezzi. Lo so, anch'io sono stanca, ma dobbiamo studiare per gli esami finali. Le borse di studio ci servono. Oh mio Dio! La glassa è impazzita! Ha imbottito i nostri cuscini di foglie marce. Veramente sono stata io. Ah, sì? E perché?
Le foglie sono esseri viventi, Josh. E non sarei più riuscita a dormire al pensiero che queste creature, un tempo meravigliose anime verdi purificatrici della nostra aria, diventassero pattume. Le loro grida mi avrebbero perseguitato. Perciò le ho portate a casa. Lily, questo è folle. Oh, beh, scusa tanto. Qualche tempo fa trovavi le mie opinioni sexy? Non ho voglia di litigare. Bene, non farlo. Studia. Bene. Bene. Che cosa mangiamo? Non lo so. Non so cucinare. Come pretendi che io riesca a studiare? Il cervello ha bisogno di nutrirsi, ok? Ah, mia madre si assicurava sempre che almeno... Lo so, tu non sei mia madre. Già. Ti va di fare l'amore? Ma ti ha dato di volta il cervello, Josh? Come diavolo fai ad essere così insensibile? Cavolo! Scusa. Lily, vieni qui. Dai, mi dispiace. Vieni qui. Sono un vero fallimento come moglie. Non so cucinare, non voglio perdere la mia verginità. Credevo che il matrimonio fosse più divertente. Facciamo in modo che lo diventi. Venerdì c'è il ballo, giusto? E se organizzassimo una festa qui, mettiamo dei festoni colorati, tu prepari una cenetta romantica e magari dopo... Sarò più rilassata e potremo, insomma, consumare. Sì? Perfetto. Come ci procuriamo i festoni e la cenetta romantica? Credo che dovremmo trovarci un lavoro. È così piccola. Beh, adesso sembra piccola, ma mentre nasceva mi sembrava enorme. Avete trovato il nome? Stiamo riducendo la lista. Vogliamo un nome importante. Io credo che la vostra sorellina abbia appena scoperto di avere un potere. Certo, dopo neanche una settimana lo ha già dimostrato. Ti aiuto io. Ehi, questo sì che è amore. Allora, stamattina cercavo lo smoking e, Brooke, sono andato nel negozio che mi avevi consigliato. Guarda un po' che cosa ho trovato. Ti piacerà. Oh mio Dio, sei un veggente. Questa fascia si abbina perfettamente al colore del mio vestito. Che combinazione. Forte, eh? Oddio. Sam, ti piace? Ok. Allora ci vediamo dopo, eh? Sì, ok. Ciao. Ciao. Hai detto ad Harrison dove prendere la fascia per lo smoking. Stupendo. Il fatto che si abbini al tuo vestito è una semplice coincidenza. Lo sai, avverto un certo tono sarcastico nella tua voce. E io mi sono fidata di te. Non posso credere che tu l'abbia fatto davvero. Ho visto Nicole e mi ha raccontato tutti i dettagli del tuo sporco piano, Brooke. Ok, ho capito. Questo spiega ogni cosa. Adesso dimmi esattamente quello che ti ha detto. Tutto il veleno che ha sputato. Ringrazio la professoressa Glass per avermi dato l'opportunità di parlarvi di questo nuovo ed eccitante prodotto. Il sapone del giardiniere Hillcrest. Noi della Hillcrest sappiamo perfettamente che fare giardinaggio può lasciarci le mani in pessime condizioni. Ma... pensate cosa fanno i saponi industriali e le loro sostanze chimiche alle vostre mani. La Hillcrest elimina in modo organico lo sporco con una vasta gamma di fragranze naturalmente colorate. Incluso il pino, il limone e la mela speziata. Al costo estremamente competitivo di 75 centesimi a pezzo. Io ne prendo 100 pezzi. Sono organici, vero? Josh, non possiamo permettercelo.
Scusatemi, non so cosa mi sia saltato in mente. No, Lily, è un ottimo affare. Sai, io adoro l'aroma di mela speziata. Già, ma non fai giardinaggio, Carmen? Non ancora, ma avevo intenzione di piantare delle rose e dei pomodori. Brooke, Sam. Sì, ce ne eravamo dimenticate. Lily, noi avevamo deciso di piantare delle margherite nel nostro giardino. Sì. Esatto. Grazie, ragazzi. Esposito Ford, sono molto colpita. Dovrà vendere solo altri 100 pezzi di sapone per recuperare i soldi per l'affitto. E vi ricordo che avete già un mese arretrato. Professoressa, non sia così dura. Noi siamo appena agli inizi. Una notizia flash, signor Ford. Ad affittacamere, droghieri e società telefoniche non fa alcun effetto la frase «Noi siamo appena agli inizi». Take the bass line out. Circle. Let it bump. Mary Cherry, c'è qui tua madre. Lo sapevo! Sapevo che la mamma si sarebbe ricreduta! Sono salva! E tu che diavolo sei? Io sono Svetlana Child, tesoro. Sono tuo padre. Oh. Oh. Allora ci vediamo qui domani sera, diciamo, alle 7? Oh, sì. D'accordo. D'accordo. Ciao, Brooke, non ti avevo sentita. Credo che al ballo non dovresti indossare un abito azzurro, ma di un colore più appropriato. Come nero perverso. Non capisco che vuoi dire. Quello che hai fatto, Nicole, nel tuo tipico stile da strega e da bastarda, è spregevole verso Sam. E falso verso me e verso George. Sorprendente. Non ho ancora finito con te, Nicole. Voglio sapere perché hai detto quelle cose cattive a Sam. Vorresti dire che tu hai scelto quella nullità dei capelli arruffati e piena di brufoli invece di me, la tua migliore amica? Sì. Lei è mia sorella, Nicole. Perciò voglio che tu adesso vada a cercarla e le chieda scusa. E poi andrai anche da George e gli dirai che il vero motivo per cui lo ha invitato al ballo era ferire Sam ed Harrison. E gli spiegherai che non puoi andarci con lui perché non sarebbe giusto. Mi hai capita bene? Oh, ma certo. Bene. Sono io che ho il potere. E se le cose stanno così, posso dirti senza alcuna esitazione: va al diavolo, Brooke. Ti dispiace ripetere? Dopo aver vomitato per 10 anni, avrai i timpani perforati, te lo ripeto, va al diavolo. Adesso non puoi più dirmi quello che devo fare. Lo sai. Dopo quello che hai fatto per Harrison a Natale, ho pensato, è stupendo, Nicole è cambiata. Finalmente ha scoperto che è capace di provare grandi sentimenti. Ma ora capisco che tu sei marcia fino al midollo. Non cambierai mai. Mi fai proprio ridere. Quello che ho detto a Sam è la verità. Tu hai organizzato tutto questo perché Harrison facesse un confronto fra te e lei e scegliesse te. E vuoi che George sia libero e disponibile perché Sam si appoggi a qualcuno per lenire il tuo senso di colpa e il tuo tradimento. No! Questo non è vero. Oh sì, ok, tu adori tua sorella. E il fatto di essere con lei quando è in pubblico ti fa sentire più che una santa. Ma io ti conosco, Brooke. E so molto bene che tu odi perdere. E so che tu faresti qualsiasi cosa per essere popolare. Harrison, non c'entra niente col fatto di essere popolare. L'amore è un fatto di popolarità. Me l'hai insegnato tu. E adesso guardami. Sono capo cheerleader e presidentessa della scuola. Io sono la più amata di tutti qua dentro. Sei patetica. E tu sei finita. Da questo momento abbiamo chiuso. Io non ti rivolgerò mai più la parola. Oh, invece mi parlerai di nuovo. Insomma, non quando avrai spezzato il cuore di Sam o quando avrai finalmente messo le mani su Harrison, ma forse mi parlerai ancora quando entrerai a casa di Harrison e mi troverai lì a letto con lui. C'è
ci vediamo al ballo, mia ex amica. Tu non andrai al ballo di fine anno con Giorgio e mia cara Nicole. Questo posso giurartelo. Se credi di spaventarmi perché hai deciso di fare la prepotente con me, hai perso in partenza. Salve, mi chiamo Joshua Ford. L'estate sta arrivando ed è il momento di accendere l'aria condizionata. Ma sa che il 75% dell'aria fredda che lei paga va direttamente fuori dalle sue vecchie finestre non ermetiche? Beh, è il suo giorno fortunato. Salve, mi chiamo Joshua Ford. È il suo giorno fortunato. Perché... Salve. Salve, mi chiamo Joshua Ford. L'estate sta arrivando e... Tu assomigli moltissimo a Chad, a mio nipote. È un ottimo venditore, proprio come te. No, grazie. Lui lavora da Gap, sai. Lui è manager. Ma ha sempre da fare. Ormai lo vedo tanto di rado. Beh, la ringrazio per avermi ascoltato. Ora ne parli con suo marito. Oh, lui è morto l'anno scorso. Io e Harry eravamo sposati da 50 anni. Mi dispiace. Deve averlo amato tanto. Bene, le chiedo scusa per averle rubato del tempo. Aspetta. Non voglio disturbarla ulteriormente. Vedi quella finestra? Me l'hanno installata 4 anni fa. Secondo te dovrei metterne una nuova? Una finestra nuova è sempre meglio, di solito. E me la installerai tu? E mi prometti che tornerai a trovarmi? Vado subito a prendere il libretto di risparmio, così vediamo quanto ho messo da parte per gli imprevisti, eh? Ok. Ecco fatto. Un po' di privacy, per favore. Ehi, George, stai arrivando? Perché io sono pronta ad aprire le danze. Oh. Non stai bene? Intossicazione? Brooke ha colpito ancora. No. No, niente, non fa niente. Sai, avrei un'idea sul nome. Spara. Quando ci siamo incontrate, l'unica cosa che avevamo in comune erano le iniziali dei nostri cognomi. Mac, perciò in onore di questo. Che ne dici di Mackenzie? La piccola Mac McQueen. È carino. Lo sai, Sam. Devo ammetterlo, dopo quello che è successo negli ultimi 2 anni,
Sono felice che tu sia mia sorella. Non saremo sorelle di sangue, ma per me è come se lo fossimo. Anche per me. Dobbiamo essere di buon esempio per lei. Questo significa che dobbiamo diventare più mature. Perciò il primo passo è ammettere che andare al ballo con Harrison stasera è un grosso sbaglio. Lo so. Deve essere lui a scegliere. Due persone vanno bene. Tre sono troppe. Che vinca la migliore. Ciao. Ciao. Finalmente, la zuppa è cotta. Quando hai detto zuppa non scherzare, eh? Minestrone vegetariano, quello costoso, in scatola. Qual è il piatto principale? Questo è il piatto principale. Lily, stai bene? L'ho spezzata. Spezzato cosa? Cos'è quella? La coda di Britney. Stavo pulendo la gabbia, volevo che fosse tutto in ordine per questa sera. Così ho preso il geco e la coda mi è rimasta in mano. Non l'ho fatto apposta, Josh, io non volevo... Non ti preoccupare. A volte succede che gli si stacchi. È così che sopravvivono quando vengono attaccati. Sei arrabbiato con me? No. Anch'io ho rotto qualcosa. La mia finestra. Era la nostra unica fonte di guadagno. Sì, lo so. Ti sei spaventata? Perché hai reagito così, tesoro? Non ti farei mai del male. Io ti amo. Lo so. Ti va di fare l'amore? No. Non in questo buco. Io non volevo che le cose andassero così. Non volevo. Forse dovremmo andare a dormire e sperare che domani vada meglio. Ricordi quando dicevo che sarebbe andato tutto bene? Non ne sono più sicuro. Ciao, Nicole. Sei bellissima. Come mai qui? Il ballo è iniziato almeno da un'ora. Sì, questo lo so. C'è Brooke? No, lei è... Lei e Sam sono già uscite. Dovevano vedersi con Harrison al Moonlight Café. Nicole, c'è qualcosa... Qualcosa non va? Sì. Ancora una volta la sua adorata figlioletta ha vinto. Sento odore di birra. Hai bevuto? Lo sa chi ha distrutto tutti i miei programmi per il ballo? Io odio quella vipera. E quella vipera me la pagherà. Sarà meglio chiamare tua madre. Quello che faccio io non le interessa. La gente si ricorda di me solo quando divento assolutamente e tremendamente cattiva. Quindi credo che stasera sarò costretta a darmi da fare, non è così? Le chiavi. Le chiavi della macchina, per favore. Grazie.
Adesso tu ti siedi mentre io telefono a tua madre. Nicole, non riesco a trovare il... Grazie. Se ti piacciono così tanto, allora perché non sorridi? Harrison, così non può funzionare. Ehi, siete voi due che mi avete proposto questo... Lo sappiamo. È che... è troppo difficile. Volete che scelga io? Sì. Beh, l'avevo immaginato. Perciò... mi ero preparato. Hai già deciso con chi vuoi andare al ballo? È una scelta difficile. Qualcuno soffrirà e io detesto doverlo fare. Ma sì. Non è questo che volevo neanche io, Brooke, ok? Ferma! No! Brooke, no!